Ma i metodi sono quelli che abbiamo applicato fino adesso, cioè quello di accelerare tutte le procedure amministrative perché c'è un serio rischio di perdita di fondi, mi riferisco in particolare ai fondi per i 100 milioni di euro per la ferrovia e la restante parte dei 200 milioni di euro per gli interventi sulla viabilità, tra cui la variante sud. Noi non possiamo non ricordare che la conferenza di servizi convocata il 5 di agosto del 2011 non si concluse perché il sindaco Cialente non partecipò alla conferenza di servizi, altrimenti ad oggi avremmo visto già i cantieri aperti. Questo è un serio problema che va affrontato con quello che sarà la nuova amministrazione comunale, che noi ovviamente auspichiamo che sia guidata da Giorgio De Mattesi, che è un uomo molto più pratico e che sicuramente ci aiuterà ad agevolare questo percorso. La situazione è che la provincia già da molto tempo aveva organizzato ed avviato le procedure per gli interventi sul centro storico, in particolare sull'area della prefettura. Il presidente del Corvo aveva attivato questo processo, addirittura caricandosi sulle spalle come ente la progettazione, quindi velocizzando i tempi. Sono mesi e mesi che abbiamo aspettato e che ha aspettato da parte del Comune del Segnale. Ora ci siamo stancati, vogliamo andare avanti perché troppo tempo abbiamo perduto e troppo tempo stiamo facendo perdere agli aquilani. A questo aggiungiamo un altro aspetto relativo alle infrastrutture realizzate, sia dal punto di vista stradale e sia dal punto di vista scolastico. Ci sono interventi che sono stati già realizzati, vogliamo che i cittadini sappiano con chiarezza chi ha lavorato e chi no, chi ha mistificato e chi no. E rimandiamo tranquillamente a Cialente le parole che fino ad oggi ha regalato a tutti. Parlo della prefettura ad esempio, dove il progetto pilota che sarebbe dovuto partire già 2 anni fa è stato volontariamente bloccato. Questo credo sia un atteggiamento inqualificabile di questa amministrazione, che oggi alla fine della legislatura, che oggi alla fine di questa campagna elettorale tenta di recuperare attraverso dei mezzi, oserei dire, squallidi. Questo invece vogliamo evitarlo e vogliamo che questa operazione verità sulla città continui e che si sappia bene che chi ha amministrato ad oggi ha volontariamente tenuto la città ferma e volontariamente sta svendendo la città fuori dalle mura per poter fare in modo che la ricostruzione non sia determinata dagli aquilani ma evidentemente o da un partito o da amici di un partito. I primi provvedimenti sono relativi a una immediata riorganizzazione all'interno della struttura comunale, in particolare di 2 dipartimenti, uno il sisma ricostruzione, uno quello sociale. Quello sisma ricostruzione è ormai fermo, ci sono enormi difficoltà nello smaltimento delle pratiche, in particolare delle pratiche. Quindi questa riorganizzazione fatta in pochi giorni mirerà a fare in modo che ci sia maggiore efficienza e maggiore produttività, quindi snellimento delle procedure e avviamento di queste procedure in maniera rapida. Per quanto riguarda invece la rendicontazione delle spese, che soltanto qualche settimana fa è potuta avvenire, è cominciata per la verità, perché questa amministrazione, questo sindaco hanno acquistato il software soltanto qualche settimana fa, quindi con grande sofferenza delle aziende che hanno fino ad oggi lavorato, anche questo è un procedimento che dobbiamo velocizzare attraverso non spese inutili, ma una semplice riorganizzazione all'interno dell'ente. Riprendere immediatamente il piano di ricostruzione della città dell'Aquila, cioè la strategia di ricostruzione. Ormai abbiamo capito qual era la mossa di Cialente, quello di mandarlo al suo amico Barca, il quale ha nominato 3 esperti, dei quali 3 esperti, uno è lo zio, e fare in modo che questo piano, saltando ogni procedura prevista dalla legge, avesse una strana strada per poter essere approvato. Dobbiamo invece farlo riportare in città, perché sono gli ordini professionali e la città con i quali vogliamo discutere perché questo piano venga rapidamente, nell'arco di qualche settimana, presentato a Chiodi per la firma sull'intesa. Dopodiché il commissario Chiodi non avrà da svolgere nessun altro compito all'Aquila. E mi chiedo come mai Cialente, che avrebbe avuto questa possibilità per oltre 2 anni, quella cioè di fare questo piano di ricostruzione, portarlo all'intesa e mandare Chiodi a casa, non lo abbia fatto. Questo vuol dire evidentemente si è voluto scientificamente tenere ferma la ricostruzione perché si doveva arrivare in questa fase elettorale per gettare fumo negli occhi degli aquilani che hanno già tempo, da molto tempo perduto dietro le parole e le false promesse Cialente. È il momento di dare una novità. La zona franca è dentro il decreto liberalizzazioni, oggi legge, sono 90 milioni di euro, stiamo sempre aspettando che il ministro, il signor Barca, ministro della Repubblica, faccia il decreto che è previsto all'interno di questo provvedimento e che renda disponibili questi soldi che a nostro modo di vedere devono andare sulle piccole imprese già esistenti in modo tale da effettuare sgravi fiscali e incentivi e una quota parte interventi su nuove imprese affinché i giovani aquilani abbiano la possibilità di mettere in piedi questa attività che sia commerciale, di servizio, industriale e che consenta di creare ciò che non è mai esistito in questa città, della qualcosa nessuno si è preoccupato, un vero tessuto industriale di piccola e media impresa fatto da aquilani. È interessante perché con Mancini che dice
è stata un'operazione di partito, con le persone che sono in quelle liste che vengono a chiamarmi per dire di essere schifate da questa operazione commerciale di politica, direi, perché è evidente che quello che è successo è ridicolo. Vengono un signore che si chiama Costantini da Pescara e un signore che si chiama Mascitelli da Chieti e obbligano i cittadini aquilani e il professor Mancini ad accettare un accordo che fino a qualche giorno prima avevano rigettato. Voglio solo ricordare che Di Pietro, presidente dell'Italia dei Valori, è venuto in questa città 4 giorni prima del voto dicendo che questa città è stata mal gestita e evidentemente si riferiva a Cialente. Dopo qualche giorno i suoi amici di Chieti e di Pescara, d'accordo con Cialente, che naturalmente oggi sta venendo fuori, un po' ci vende a Roma agli amici suoi di partito, un po' ci vende a Chieti e Pescara, basta vedere questo accordo con l'Italia dei Valori, diventa evidente che noi siamo di fronte ormai a un tentativo chiaro, inequivocabile, di svendita della nostra città per interessi politici legati ai problemi di Chieti e di Pescara e problemi romani. Credo che sia da respingere, credo che gli aquilani finalmente debbano aprire gli occhi nei confronti di un sindaco che fino ad oggi non ha fatto altro che prenderci in giro.